Adesso lo chef Daniele Cernicchi ci presenterà un brustengo alle ugubina con prosciutto crudo di norcia e burrata. Buongiorno a tutti, per prima cosa andremo a prendere del rosmarino, andremo a tritare le foglie finemente. E le andremo ad inserire a 500 g di farina. Un pizzico di sale. Mettiamo dell'acqua frizzante, più fredda possibile. Dopodiché andiamo a mescolare il tutto facendo una sorta di pastella. Una volta fatta la pastella andiamo a prendere una padella di ferro possibilmente, ma anche di alluminio va bene uguale, e andremo a versare dell'olio di semi di girasoli. Lo portiamo a temperatura intorno ai 100-120 gradi e andiamo ad inserire la pastella all'interno cercando di formare un disco preciso. Il brustengo, una volta dorato sul lato, lo andiamo a girare per finire di cuocere l'altro lato. Dopodiché alziamo la temperatura dell'olio fino ad arrivare a 180 gradi e portiamo a cottura il brustengo.
Una volta cotto il brustengo, lo andiamo a scolare su un foglio di carta assorbente. E lo andiamo a tagliare a spicchi. Adagiamo il prosciutto crudo di Norcia e la burrata. Questo piatto della tradizione eubina, rivisitato da me, è un piatto molto semplice, piatto povero, ma molto buono, saporito e allo stesso tempo sfizioso. Buon appetito!